Un ricco calendario di oltre 30 eventi che si svolgeranno dal mese di ottobre fino a marzo del 2024. E questo e molto altro, Palazzolo è il progetto promosso dall'assessorato comunale alla cultura guidato da Nadia Spada. La presentazione nella Sala delle Aquili del municipio, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, ma anche dei tanti soggetti coinvolti nel progetto. Palazzolo E nasce dalla sinergia con numerose realtà culturali che sono presenti nel territorio coinvolte dopo un avviso pubblico. Promozione e diffusione dell'immagine del comune Ebleo per un ciclo di appuntamenti che spaziano dalle presentazioni dei libri a momenti di teatro, musica e arte. L'idea di dare vita a questo progetto nasce da una proposta dell'assessore Spada di ripensare ad una programmazione nuova per rilanciare i settori propriamente culturali, oltre a quelli turistici, che a Palazzolo sono soprattutto concentrati sul Carnevale, il Natale, l'Agrimontana e l'estate. Le due rubriche, infatti, sono state separate. Palazzolo E nasce da una fitta rete di programmazione che nasce con un dialogo costante con il territorio attraverso un avviso pubblico che ha raccolto le manifestazioni di interesse delle associazioni e degli enti locali e in più si va implementando con delle iniziative invece in ambito proprio comunale, sponsorizzate dal comune, che variano dal teatro alla musica, alle mostre, alle presentazioni dei libri, in modo da poter puntare in una nuova rinascita culturale e una nuova primavera più che altro culturale di Palazzolo Agrede. In programma sono previsti 32 eventi e quindi tra l'altro con un'app dedicata e un sito dove si potranno scorrere vari eventi e chi fosse interessato e quindi si è puntato ad una programmazione più di non solo di quantità ma soprattutto di qualità. Finalmente si è capito e deciso che questa è un'iniziativa fondamentale per la crescita di un'amministrazione, di una collettività. Abbiamo cercato di supportare e di aiutare in tutti i modi l'assessore Spada perché venga privilegiato questo percorso culturale, in quanto secondo me la cultura diventa sicuramente un elemento fondamentale per la crescita non solo intellettuale e morale di ogni soggetto, ma soprattutto anche per la crescita di una collettività. Perché la cultura è tutto l'insieme di una serie di eventi che caratterizzano effettivamente la nostra collettività. Quindi speriamo che questo sia l'inizio di un percorso al quale sicuramente abbiamo intenzione di dare seguito negli anni a venire.